23 2 euro le ciotole. 23, aspetta un attimo, 23 queste quattro qua. Allora Anna N sta al tavolo 3. Anna N. Allora, tavolo 3, E qua, guarda. Aspetta, perché devono stare tutti. Stanno qua, qua sta tavolo 3. Anna N sta al tavolo 3. Dove sta? E allora, eccolo qui. Allora, e allora aspetta, Maurizio, Erminio. Erminio. Allora, Maurizio, Erminio, Salvatore, Cristina. Questa, Anna N. Perfetto, poi ci va Nicola. Nicola, ah, esatto. No, non c'è, vabbè. Dai. Non c'è Nicola? No, ah, c'è la N, sì. La vado a prendere. Sì, sì. Perché sei mancato una settimana? Ma vero. Ah, ma tu c'è da fare a casa mia. Ragione. Io posso abbandonare la casa. Mi vedo sempre, ti vedo. Dio un po'. Tu c'è da fare? Io pomeriggio vengo qua. Ma la mattina c'hai le cose tue. È giusto. Andiamo alla grande, il vino Veritas. Sì. Apri bocca. Ciao. Ciao. Ciao Salvatore. Come posti già tu? Ciao. Bella. Due giorni. Ieri lo stato io, lei 35 kg di cioccolato. Con tutte queste frittelle che faccio, guarda che sto grembiule. Dici, ma che è cucinato a pulire il cammino? Ma c'è guarda, deve. Scegli tu! Ma insomma, è vissuto? Molto vissuto! A che punto siamo? Guarda, qui abbiamo riscaldato, stiamo riscaldando la pasta per il forno. Ma adesso vado su e mi tolgo gli occhiali, E incominciamo. Sennò la certa età si certo. Vede tutta. Prima il capolavoro. E un po' di sugo, cioè, spettacolo alla grande. Va. E adesso lo sta qua, madonna, guarda la gara. Guarda qua. Oddio, solo a vederla mi sento già male. Mi fa st'effetto. Vabbè, ma è sempre così. Sì, è vero, è vero. Io quando cucino così tanto sono l'unica persona che mangio poco. È perché, normale. Perché mi dà? Ti sei già riempita. No, guarda me che mi ha fatto questa foto. Mo vado su, che c'è? Giovanna è andata su. Prendila così. Giovanna è andata su. Stanno fuori, Gemma! Queste sono un letto. Tu dopo l'antipasto vuoi fare questo? Allora, Gabriele, ascolta bene. Serve, perché siccome non abbiamo i piatti, loro, intanto che hanno mangiato l'antipasto, intanto che loro lavano i piatti, noi intratteniamo, ok? È tutto calcolato. Cerchiamo di farlo il più velocemente possibile. Okay. Poi ci sarà quello che dirà, va bene, se insegnare. Invece, scusate, io non ti parlo. E se siete qua? Due partono di là e due partono di qua. Però se ce n'abbiamo una. Allora, ci stiamo, c'hanno minimo 5 donne di più. Che te frega? Allora, è meglio, tanto ce ne abbiamo una su 7, noi. Allora, un attimo, per favore, di silenzio. Gli uomini vanno messi lì, si mettono. Vengono messi, no, vanno. Cioè, ascolta, ma le donne da soli. Le donne, cioè, gli uomini vanno lì da soli. Le donne girano qua dietro. Ah, non facciamo il saluto. No, no, girate qua dietro. No, aspetta. E salutate. Fabrizio, dici un'altra cosa io. No, entriamo tutti. No, è sbagliato, dammi retta. Allora dimmi. Grazie. Te l'ho detto, perché così è più semplice. E noi se buttiamo a destra. Tu te butti a destra, giri a destra, metti la freccia e butti a destra, su. Poi fate tutto il giro. Gli uomini si fermano qua. Gli uomini si fermano qua. Le donne fanno tutto il giro
ritornano qua, vengono su e si rimettono qui insieme, uomo e donna, uomo e donna. Però voi uomini vi mettete un po' larghi. Un po' larghi. Un dente sì e un dente no. Io vado. Buonasera, ragazzi. Buonasera. Modello all'avanguardia. Era di Guccius. Cioè, voglio dire, le scarpe non si possono vedere. Sì, perché? Stacca bene sul nero. Non è nero, è marrone. Sul marrone è meglio, perché beige e marrone sono parenti. Un po' lontana ma apparenti. Va bene. In tutta la tua bellezza. In tutta la mia bellezza, Madonna Adele. Madonna Adele. Dai un po'. Dai, vado. Voglio proprio vedere la faccia che fa. Vanno del nuovo. Vai. Di, nuovo. Qua. Di qua. Di qua. Di qua. Mondo Maria ti piace. Guarda, stupendo! Oh, metto questo il microfono! Senta, non bastava quella del mio. Mi piace, mi fa piacere che tu c'hai una galleria di mie fotografie e una meglio dell'altra. Ah, io mi chiamo Umberto. Lo so, ma io sto tornando. Grazie. Io vivo stasera. Zitta, te la metti qua. Aspetta. Ma questa non è per chi fa la lotteria dei soldi, ma dai, se ne è vestito, poi i soldi mettete. In modo che così ci avete dove mettere i soldi. Eh sì, Gemma, ce l'hai la borsa. Ce l'hai la borsa. Scusa, metto la paranazza o metto la cinta per mettere? Ah, ecco la cinta, paranazza. Avete già buttato? No, non c'è. 19 grammi? Sì, non so. Scusate, da uomo strano. Questa faccia così sono grandi. No. Madonna, i cappelli non ci sono più per questo, oppure ce ne avevo tanti. Vabbè, questa faccia così. Le mortine, bella, sono belle dentro. Queste cinque sono belle dentro. Sono belle dentro. Ma tu se non è che stai registrando tutte le sigle? Sì, rigorosamente. No. Tutto. Tutte? Ah, non posso lasciare così, che io ho tanti soldi. Qui allora, metti tutto qua sopra. Giusto appunto. Io direi la porta. Chiuso, addio. Vado, addio. Bella, bella. Voi continuate. Ti manca la camicia? No, aperta la scarpa mia. Perfetto, tu pettina. Vai, vai. Vado? Che bello! Ma fai una foto con Maria, ma dopo me la devi dare la foto però. Ma sì. Che te la dà la foto, dai. Oh, che io bello. Ma anche io voglio essere vestiti così. È pronta. Siamo tutti pronti, ma di negro. Ah? Sì, se fai no, ci facciamo di negro. Ha dato, ho fatto quattro grande dato. Due. Grazie. Grazie. Aspetta, oh, sta facendo lei, attenzione. Oh. No, no, va bene, va bene. L'hai fatta? Sì, 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 per me va bene. È andata? Dai, vai, sì. Vai. Ancora? Lei lo porta in Austria questa roba. Ma sul violone ci fa male. Vanno in Austria questa roba. Eccoci. Casa Famiglia Lodico Paoni è costituita da un gruppo di artisti più che di volontari. Artisti che con arte, quindi col cuore, perché l'artista è colui che si muove col cuore,
fa tutto con amore. Quindi l'arte dell'educazione, l'arte di stare con le persone, l'arte di fare le feste e l'arte di fare questo meraviglioso evento della cena medievale, dove si esprime in modo meraviglioso la passione per la vita, la passione per l'incontro tra le persone, la passione di un bel momento conviviale assieme. Quindi è commovente vedere queste volontarie e volontari che insieme ogni giorno stanno per fare qualcosa di bello per il territorio, dal panino alla frutta, alla verdura, alla carne, a tutto ciò che c'è bisogno, al dopo scuola, alla musica, allo sport e alla cultura. Beh, la cultura, sappiamo, è molto importante, viene chiamato il pane dei poveri. E questa è un'esperienza culturale che le volontarie della Casa Famiglia, assieme ai volontari, io mi associo, è un movimento culturale che offrono, come si offre il pane. Questo è il pane, la casa del pane del culturale che viene offerto a tutti noi. Ed è un'occasione, come ripeto ogni anno, di stare insieme i volontari e le volontarie nell'umiltà dell'incontro e della gioia di riscoprirsi dei grandi valori. Molti valori erano nascosti, in questa occasione emergono questi valori di saper fare, di saper cucinare, di saper disegnare, di saper abbellire. È una cosa grande. Grazie ai volontari e volontari della Casa Famiglia Pavoni, che non si stancano mai, nonostante tutto. Questa è la quarta edizione? È la quarta edizione, è sempre meglio. Non c'è niente che si ripete, ma tutto nuovo. Sia il menù, sia l'abbellimento di questa cena, di questa cena medievale. Sì, il menù, l'abbellimento e soprattutto questa passione che sempre rinnova e ci rinnova noi come volontari, che ci mettiamo insieme per fare per gli altri, e rinnova anche la gente che viene qui per noi. Poi sappiamo, questa cena ha anche un secondo fine, che potrebbe essere anche il fine primo, dipende da quale punto si vede, si incontra, di raccogliere fondi proprio per sostenere le varie attività di questa Casa Famiglia, che sono allargate non solo al centro propriamente Casa Famiglia, ma sappiamo che ormai da tantissimi anni la Casa Famiglia di Popoli si occupa di ciò che è il campetto, con tutte le sue feste, con le feste di tutto l'anno. Noi come Casa Famiglia ci occupiamo proprio di tutta la realtà sociale e culturale del territorio all'interno della parrocchia di San Marco. Lascio. Questa è roba seria. Te lo meriti, certo, te lo meriti. Grazie. Allora, questo è il riconoscimento della Regione Lazio per quello che fa la Casa Famiglia di Papavoni questa sera, portato da noi, da Mauro Caniste, che è proprio un rappresentante della Regione Lazio. Si cucina? Che ti mangia? No, ancora. No, sono distrutta. Non ti preoccupare. Dai, prendila così. Ma scusa, questo è il bello della diretta. Scusa. Questo sono d'accordo.
applauso. Si parla di volontari e volontarie che ogni giorno offrono la loro presenza, la loro azione a favore della casa famiglia e del territorio. Questa sera ho voluto fare questa meravigliosa cena per stare insieme tutti noi, per sentirci più fratelli tutti quanti. La cena medievale, a quei tempi non c'erano tanti mezzi di comunicazione sociale, ma c'erano i mezzi di comunicazione personale, ci si incontrava, ci si salutava. Siamo tutti in questo tipo di mentalità, dobbiamo incontrarci, salutarci e volersi bene. A tutti buona serata. Agricoli, frutta, verdura per adesso e altro col tempo, che vengono poi raccolti da noi e vengono destinati a 80 associazioni che vengono qua ogni 15 giorni circa, e quindi la Casa Famiglia ha aperto le porte all'infinito grazie all'investo vero Fabio con nuovi spazi. Qua c'è un altro applauso, bravo. È una Casa Famiglia aperto all'infinito e ha aperto questa solidarietà circolare che fa sì che non si limita a quattro pareti, ma come dice Ciro Paoli, non pareti ma alberi, alberi c'è l'infinito. Qua qui c'è poi la stampa, come vedete a dire, qua sta a guardare, mentre in stampa questa è la serata, e ci auguriamo che tutto questo venga poi messo già d'accordo stasera, chissà com'è, su TV 2000, speriamo di riuscire a fare un bel servizio e portarlo su TV 2000, perché tutto il mondo deve sapere le cose belle, lo dice Gesù nel Vangelo, risplende le vostre opere davanti agli uomini, perché Dio la gloria di Dio che li segue. Lei fa sì che questa serata vada a finire anche in tutto il mondo, perché TV 2000 va in tutto il mondo. Poi il mio amico Mauro mi ricorda che il 18 di maggio, non novembre perché è la canzone di Albano, 18 novembre è la canzone di Albano, siamo bella, è la canzone di Albano. 18 maggio
un bellissimo evento organizzato e animato, sostenuto con tanta entusiasmo e fatica da Fabio e da tante associazioni. Il 18 maggio addirittura con il Palatino siamo riusciti a prendere come accoglienza la Basilica di San Bonaventura, i giardini, il parco, l'abate che è un pittore a livello internazionale, è un artista di chitarra che ha questo livello internazionale, che ci aiuteranno con l'arte dell'artista che è l'abate del convento e con l'arte della chitarra che è un altro grande personaggio che c'è in quel convento. Quindi il 18 maggio, sempre anche lì, certamente il fondo è raccogliere tutto e questa è un'idea, una passione proprio di Fabio, che pensate, lo devo dire, fa più Fabio per la casa famiglia di 100 pavoniani in 100 anni, quindi per la cosa grossa sta facendo. E allora vi auguro. Sì, il 18 maggio. Sì, il 18 maggio, diciamo che questa serata l'ha organizzata Padre Claudio perché è amico del frate custode del convento di San Bonaventura, quindi diciamo si è voluto fare questo momento di aggregazione. Il posto è veramente molto bello, è sopra il Colosseo. Frate Sidival è un artista contemporaneo internazionale che darà la possibilità di vedere il suo studio. Il ricavato sarà donato interamente alla casa famiglia Lodovico Pavone, quindi se avete la possibilità dalle 17 alle 21 noi vi aspettiamo. E ringrazio anche Mauro perché ci ha dato una grossa mano nell'organizzazione e ringrazio anche l'associazione dei Carabinieri in Congedo Martellina Assiria che parteciperanno alla serata stessa. Grazie. Un particolare ringraziamento lo dobbiamo fare a Clara! La sua grande squadra, queste squadre che stanno unite da sempre, per sempre, per i nostri ragazzi e per le nostre famiglie. Un giorno vi racconteremo quante cose belle la casa famiglia compie per questi bambini, per il territorio, tutti i giorni, da lunedì a lunedì. E adesso ci sarà l'estrazione della lotteria, sono tre premi e vorremmo far estrarre tutti da tre volontari. Chi è che si offre? La persona che si è presentata per terza estrae il terzo premio. La signora? Allora io strano con l'Italia. Io qua c'ho i numeri. Mettiti giù di chiocchi, metti la mano, io nemmeno vedo, uno solo di biglietto. Io neanche ho visto. Ma ecco io, figurati. Allora, apri qua, esatto. Che è questo? Severina. Se, ecco, dalla a Gemma. Allora, il terzo numero estratto è il terzo premio, va al numero 64. Scusate, è la mia prima volta con la lotteria, non so quanto è aperta. Vince il bronzo. 64, Clara. Tuo marito ha vinto il terzo premio della lotteria. A te. Mimo, a te l'onore di fare la seconda iscrizione, il secondo premio. Mimo, Allora, il secondo premio andrà al numero 25. Natale! Questo l'ho dato io, è possibile che l'ho dato di nascita. Hai visto che ti ho fatto
quando vince. Allora, adesso il primo premio. Allora, primo premio, Primo premio, che consiste in un quadro bellissimo del nostro pittore preferito, che chiacchiera sempre, non ci ascolta. E lo estrarrà Bruna. Ah, Bruna, tu che sei l'artista, vai, chiudi l'occhi, uno, uno ne devi prendere. No, intanto gira un po', fa un po' di sangue. Forza, sangue. E voilà. Dai. Ma voi dovevate prendere il mio di blocchetti, ragazzi. Ve l'ho detto che era fortunato, il verde. Numero 2. Vieni qua, è l'autore artista, vieni qua.